Wir sind in Berlin. La prima cosa da fare arrivati a Berlino è prendere la metropolitana e fortunatamente parte proprio da dentro l'aeroporto. Il biglietto costa 3,40 euro e il giornaliero 7 euro. Merita il giornaliero. Io e Marco siamo appena entrati nella stanza e con Booking, dove io sono diventato genius, abbiamo preso la suite dove c'è anche il salottino, che è fantastico, la terrazzina fuori che dà in un parco su Berlino, che è strafigo, in tutta questa zona moderna che però è a 7 fermate di metropolitana da Alexanderplatz. E questa è la camera, cioè nel senso è veramente strabello. Qui siamo al Grimm's Hotel, che è tutto ispirato alle favole dei fratelli Grimm, fra l'altro, quindi è veramente figo. Che vuol dire? Il principe Ranocchio. Una delle cose fondamentali da fare a Berlino è sicuramente salire sulla torre della televisione, alta 368 metri e finita di costruire in 3 anni nel 1969. Il biglietto costa 17 euro e si vede un panorama incredibile di tutta la città. Vi consiglio di farlo il primo giorno in cui arrivate, in modo da cominciare a conoscere Berlino dall'alto. Il Duomo di Berlino si trova nel quartiere Mitte, sulla Schlossplatz, all'interno dell'Isola dei Musei. È veramente un edificio enorme. Si tratta di un barocco italiano, 114 metri di lunghezza, 73 di larghezza e 116 di altezza. Dopo soltanto 270 gradini, questo è il panorama su tutta Berlino. We'll be right back.
Questa è la porta del mercato di Mileto, all'interno del Pergamon Museum. Al momento l'altare di Pergamo non è visibile, in restauro dal 2014 sarà di nuovo aperto al pubblico nel 2020. All'interno del museo si trova anche la porta di Ishtar dell'antica Babilonia. Se avete intenzione di visitare i musei di Berlino, la cosa più conveniente da fare è comprare il biglietto che vi dà accesso a 35 musei per 29 euro soltanto. Potrete vedere così il Museo del Cinema, il Museo dell'Informatica, il Museo della Tecnologia, il Museo della Scienza e naturalmente tutti i musei nell'isola.